Nonostante la zona più colpita da questa ondata di maltempo, il territorio teramano, Silvi, per fortuna ha saputo affrontare bene l'emergenza. Sì, fortunatamente sì. Volevo a questo punto ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini, cominciando dalla Protezione Civile, la Croce Rossa, i nostri operai, la Polizia Locale del Cerrano e tutti quelli che si sono impegnati. E soprattutto tutte quelle famiglie che hanno avuto anche pazienza dove l'assistenza è anche arrivata magari non subito. Abbiamo ripulito quest'anno i tombini, già 2 o 3 volte le avevamo pulite, quindi probabilmente il territorio ha retto a un'ondata così pesante, appunto perché c'era stata un'adeguata manutenzione. Dopodiché che tutto si possa fare ancora meglio, certamente è al vaglio delle osservazioni che si fanno post maltempo. Nonostante la situazione sia stata affrontata bene, comunque è stato chiesto lo stato di calamità per alcune zone quali? Sì, si sta facendo una ricognizione tecnica sui danni effettuati dal maltempo sui tratti interessati, quelli maggiormente colpiti da questa ondata. I tratti più importanti sono quella del torrente Concio e del torrente Cerrano, di cui si sta valutando anche i danni, si è aperta lo stato di calamità e si sta sollecitando anche la provincia sul torrente Cerrano, in quanto anche lei è responsabile dell'accaduto.